tiramela! 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 Raccattapalle, tirami sto pallone, dai! Dai, sto qui, tiramelo! 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 Che c'ha paura? Oh, a me, guarda me, tiramelo sto pallone, dai! Vai, vai, Calafiori, tirami sto pallone! Due visioni, zitto, taci! Tira, rosicone! Tiramelo, tiramelo! Ma ammonisce pure Calafiori, ma ammonisce! Ma sai che vi dico, godo! Oggi la Roma non è stata perfetta, per niente! Oggi la Roma ha sbagliato tantissimo! Oggi la Roma sul piano tecnico ha fatto schifo! Lo metto subito in chiaro! Ma oggi la Roma ha avuto le palle, quelle che non ha avuto nelle altre partite, quelle che noi volevamo vedere! Oggi la Roma ha avuto il cuore! Ha sfruttato le occasioni che sono state favorevoli! Nonostante i tanti difetti, io intanto sono il maglione di Natale, fatemi spogliare, faccio lo striptease faccio oggi. Nonostante le tante difficoltà che abbiamo avuto in fase di palleggio, dove abbiamo fatto pena, non riusciamo a tenere un controllo palla, non riusciamo a gestire il pallone, a farlo ruotare con semplicità, con fluidità, zero. Non si è visto per niente questo atteggiamento. In difesa lasciamo più buchi noi che le strade di Roma. Ogni volta loro, quando andavano in avanti con i tagli, con le imbucate, erano sempre pericolosi, perché nell'uno contro uno, quel duello, noi spesso e volentieri non riusciamo a reggerlo. Ci dominavano, si sovrastavano sotto quell'aspetto. Ma oggi abbiamo avuto una cosa in più, finalmente oserei dire, che è stato il cuore, che è stata la grinta. Perché oggi Roger Ibáñez, no, oggi Roger Ibáñez che ha fatto quella cavolata con quel calcio di rigore che ha concesso, mi ha fatto perdere 50 anni di vita! 50 anni di vita! Che lo volevo prendere per i capelli e dargliene tante! Ma oggi con Roger Ibáñez che ha fatto la cappellata, dopo che ha messo il cuore, ha spaccato la porta, ha fatto un gol bellissimo! Oggi, quel Paolo Lopez che tutti noi, compreso me, criticavano, oggi Paolo Lopez si merita una statua sull'altare della patria, stile Rocky Balboa così! Perché oggi Paolo Lopez, che è un portiere bipolare, si merita una standing ovation da Amsterdam fino a quando torna a Trigoria. Perché oggi senza un Paolo Lopez che ti ha salvato in 5-6 circostanze la partita e il risultato, senza Paolo Lopez oggi la partita non la vincevi. Tadic ha tirato un rigore imbarazzante, ma Paolo Lopez è stato decisivo in altre circostanze, anche in altre parate molto difficili. Pellegrini ha fatto un gol del cavolo, una punizione, perché ha fatto un paperone al portiere. Abbiamo sfruttato un episodio a favore che noi in altre partite ce lo sognavamo. Oggi il pallone c'erano sempre loro in attacco. Oggi dei singoli, la Roma per me ha fatto schifo. Il primo gol che ha fatto l'Ajax, noi gli abbiamo regalato in un modo imbarazzante. Dove io ho detto, no vabbè, cioè, io sono senza parole. Diawara che da quel passaggio corto e Mancini che non sa se andare incontro al pallone o temporeggiare, quando lì l'unica cosa che devi fare, vista la cavolata, andare addosso come un treno. Perché se tu temporeggi andando indietro, manco di ti metti con il corpo portandolo verso i vertici, lui te punta, te magna, sale il compagno, e quello che ha fatto poi si è visto. Oggi ragazzi, la Roma ha fatto una partita dove serviva solamente il cuore. Perché l'Ajax gioca bene a calcio, è una squadra molto veloce e molto fisica. Noi siamo molto fisici, in velocità secondo me abbiamo molto di meno rispetto all'Ajax. Non era per niente facile, ma era fondamentale portarsi a casa questo risultato. Due gol fuori casa, la vittoria, che non è sicuramente... non vuol dire qualificazione, cioè io sto esultando perché sono contento che finalmente abbiamo dimostrato di avere gli attributi, ma non sto esultando per una presunta qualificazione, perché questa, minuto 3.57 del video, non ci sta. Dobbiamo andare a Roma e fare il doppio meglio di quanto abbiamo fatto oggi. Dobbiamo andare a Roma e correggere tutti quei palleggi non gestiti, tutti quei contrasti persi, tutti quei duelli persi. Quella concentrazione che oggi è mancata e quel cuore deve essere triplo. Spinazzola si rompe, migliora in campo fino a quel quarto d'ora. Spinazzola che non lo fermavano mai, saltava tutti, faceva come gli pareva. Spinazzola si è fortunato, Dzeko che ha fatto un'ottima partita a livello di agonismo. Io sono contento alla fine del risultato per la legge del Glacier Dick, e di conseguenza vediamo adesso come andrà il ritorno. Forza Roma ragazzi, dai, su per favore, fatemi sognare, anche perché in campionato la vedo dura. Adios.